Oggi è un giorno particolare, un tempo particolare. Abbiamo appena terminato gli 8 giorni di Natale, 8 giorni in una chiesa di Versailles ha celebrato il Natale, cioè l'avvenimento, la ricorrenza di quell'avvenimento semplice, umile, però straordinario che ha cambiato tutto il mondo. Dio, il creatore dell'universo, il Dio onnipotente, indicibile, invisibile, quasi inimmaginabile, si è fatto uomo, si è fatto carne, si è fatto simile a noi, in tutto, perché nel peccato. Capiamo che è un mistero d'amore, un mistero di amore profondo, di amore misericordioso, di misericordia materna, nel quale ci viene offerta la possibilità di gettare uno sguardo sul mistero stesso di Dio. Dio eterno, Dio onnipotente, si è fatto piccolo, piccolo. Si è fatto figlio di Giuseppe, figlio di Maria, perché ricevessimo l'adozione a figli. L'onnipotente si è fatto piccolo, si è spogliato della sua gloria divina, perché facendosi debole, perché tutti coloro che l'accolgano possano diventare figli. Ora, il 2 gennaio del 1873, ieri c'era la ricorrenza, ecco bene, sono 140 anni che nasceva da Lesson, nel nord-ovest della Francia, Maria Francesca Teresa Matene, l'ultima di 9 fratelli, da Luigi Matene e Zélie Grévy. Teresina, in Teresina, quella che diventerà la Santa Teresa del Gesù Bambino e del Volto Santo, la Chiesa riceverà il dono di una delle più grandi sante dei tempi moderni, così la definì il Papa San Pio X. Lo stesso Papa Benedetto XVI dice che Teresina è diventata una delle sante più conosciute e amate proprio in tutta la Chiesa. Giovanni Paolo II, che ebbe il privilegio di proclamarla addirittura dottore della Chiesa durante il suo pellegrinaggio a Lisieux, disse in un'omelia: di Teresa di Lisieux si può dire con convinzione che lo Spirito di Dio ha permesso al suo cuore di rivelare direttamente agli uomini del nostro tempo il mistero fondamentale, la realtà nascosta del Vangelo. Il fatto di aver ricevuto realmente uno Spirito da figlia dei figli che ci fa guidare a Papa. La piccola via è la via della santa infanzia. In questa via troviamo nello stesso tempo la conferma e il rinnovamento della verità più fondamentale e universale. Dio è il nostro Padre e noi siamo veramente i suoi figli. Quando Giovanni Paolo II la proclamò dottore della Chiesa, nell'annuncio gioioso che diede al mondo intero, disse: questa giovane carmelitana fu interamente presa dall'amore di Dio, visse radicalmente l'offerta di se stessa in risposta all'amore di Dio, nella semplicità della vita quotidiana. Seppe allo stesso tempo praticare l'amore fraterno imitando Gesù. Accettò di sedersi alla tavola del peccatore, suoi fratelli, perché fossero purificati dall'amore, perché era divorata dal desiderio ardente di vedere tutti gli uomini rischiarati dalla luminosa fiamma della fede. Lei scoprì che la sua vocazione nella Chiesa era quella di essere l'amore stesso. Teresa, umile e povera, traccia la piccola via dei piccoli che si abbandonano al Padre con audacia finale. Dunque sarà Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo la santa che ci accompagnerà oggi in questo nostro momento di preghiera. Leggeremo, verranno proclamati anche i testi con i quali Teresina si metterà presente e si metterà accanto a ciascuno di loro con il suo stile semplice, semplice, semplice veramente, ma potente ed efficace. È una santa in cui sono scritti centinaia di volumi di quelli che ha fatto, la sua presenza concreta e reale presso tutti quelli che l'hanno invocata. È una santa che ci insegna
il segreto della preghiera, quella che tutto ottiene, perché piace al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora, con semplicità e umiltà, cominciamo un momento di adorazione proprio con un canto. Canto numero 20, credo in te. Per ricadere nella paura,
ma avete ricevuto lo Spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo, Abba, Padre. Dal manoscritto A. L'amore di nostro Signore si rivela completamente sia all'anima più semplice, la quale non resista affatto alla grazia, sia all'anima più sublime. In realtà è proprio dell'amore abbassarsi. E se tutte le anime somigliassero ai santi dottori, i quali hanno rischiarato la Chiesa con il lume della loro dottrina, farebbe che Dio misericordioso non discendesse abbastanza per raggiungerli, ma egli ha creato il bimbo il quale non sa nulla e si esprime soltanto con strilletti, deboli, deboli. Ha creato il selvaggio, il quale della sua totale miseria possiede soltanto la legge naturale per regolarsi, e Dio si abbassa fino a loro. Anzi, sono questi i fiori selvatici che lo rapiscano perché sono tanto semplici. Abbassandosi fino a questo punto, Dio si mostra infinitamente grande. Allo stesso modo in cui il sole illumina i grandi cieli e i fiorucci da niente, come se ciascuno fosse unico al mondo, così nostro Signore si occupa di ciascuna anima con tanto amore, quasi fosse la sola ad esistere. E come nella natura le stagioni tutte sono regolate in modo da fare sbocciare nel giorno stabilito la pratolina più umile, così tutto risponde al bene di ciascun'anima. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dalla poesia Gesù mio amato ricorda. In 33 strofe Teresina sviluppa una vita di Gesù, partendo dal Vangelo, dove scopre sempre nuove luci, significati nascosti e misteriosi. E in questo periodo Teresina è immersa nella luce della fede. La sua fede è viva e chiara. Ella manifesta qui la sua comprensione della fede attraverso il modo così personale con cui legge e rilegge i testi evangelici. Ricorda la gloria del Padre, ricorda i divini splendori che hai smessi esiliandoti in terra per salvare noi peccatori. Grandezza e gloria infinita hai velato. Tu, Gesù, disceso su Maria Vergine, il seno di tua madre, tuo secondo cielo, ricorda. Ricorda che a Natale gli angeli, scendendo dal cielo, cantavano a Dio gloria, potenza, amore, e ai cuori si discende la pace. La promessa tu mantieni da secoli, dei tuoi figli la ricchezza e la pace, per gustare in eterno la pace tua ineffabile. Vengo a te. Vengo a te nelle fasce celali. Starò nella tua culla sempre. Ricorderò le prime gioie e canterò con i tuoi angeli. Gesù, ricorda immagini di pastore che lieti il cuore e gli omaggi t'offrirono, la schiera innocente che il suo sangue ti diede. Ricorda.
ricorda di Maria le braccia, arrega il trono ai preferiti, il solo latte della Vergine, sostiene la tua vita fragile. O piccolo fratello Gesù, invitami al banchetto d'amore di tua madre, il cuore ti ha fatto battere la tua sorella piccola, ricorda. Ricorda che chiamasti il padre Giuseppe il mite al cielo di Dio mentre dormivi in braccio a Maria. Ti scampò all'ira d'un mortale. O Dio Verbo, ricorda tal mistero. Tu tacevi e parlare facevi l'angelo, il tuo lontano esilio sulle rive del Nilo. Ricorda le tue tenerezze sui più piccoli e universali. Pur io voglio le tue carezze, dammi i tuoi baci inebriati, per godere la tua presenza in cielo, le virtù dell'infanzia seguirò. Spesso tu stesso hai detto che il cielo è per i piccoli. Ricorda. Ricorda tua madre divina, sul tuo cuore ha un grande potere. Ricorda che un dì ti pregava e tu l'acqua e il vino mutasti. L'opere mie imperfette tu cambia, Signore, al cielo di Maria elevami. Che sono figlia sua, o Gesù, molto spesso ricorda. Ricorda che il voler tuo santo è mio riposo gioia unica. Il cielo che dormo fiducioso, in braccio a te, Salvatore mio, se tu poi dormi ed in furia la tempesta, restar voglio in una profonda pace. Ma durante il tuo sonno, o Gesù, al risveglio, preparami. Dalla preghiera a Gesù nel tabernacolo. O Dio nascosto nella prigione del tabernacolo, con gioia torno presso di te ogni sera per ringraziarti delle grazie che mi hai concesse e implorare il perdono per le mancanze che ho commesse lungo il giorno che se ne è andato come un sogno. O Gesù, come sarei felice se fossi stata molto fedele. Ma ahimè, spesso la sera sono triste perché sento che avrei potuto rispondere meglio alle tue grazie. Se fossi più unita a te, più caritatevole con le mie sorelle, più umile e più mortificata, proverei meno pena a intrattenermi con te nella preghiera. Tuttavia, o mio Dio, ben lontana dallo scoraggiarmi, alla vista delle mie miserie, vengo a te con fiducia, ricordandomi che non sono quelli che stanno bene, che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ti supplico dunque di guarirmi, di perdonarmi, ed io, Signore, mi ricorderò che l'anima alla quale tu hai rimesso di più deve anche amarti più delle altre. Ti offro tutti i beati del mio cuore, tutti i battiti del mio cuore, come altrettanti atti d'amore e di riparazione, e li unisco ai tuoi meriti infiniti. Ti supplico, mio divino sposo, di essere tu stesso il riparatore della mia anima, di agire in me senza tener conto delle mie esistenze. Insomma, non voglio più avere altra volontà che la tua. E domani, con il soccorso della tua grazia, ricomincerò una vita nuova,
di cui ogni istante sarà un atto d'amore e di rinuncia. Dopo essere venuta così ogni sera ai piedi del tuo altare, arriverò infine all'ultima sera della mia vita. Allora comincerà per me il giorno senza tramonto dell'eternità, in cui sul tuo cuore divino mi riposerò dalle lotte dell'esilio. Amen. Lei ha condiviso con noi il suo modo di pregare. È un uomo, un esempio. La Chiesa ha conosciuto in questa piccola suora, questa piccola monaca, un gigante di santità. Oggi il tema che stava facendo la nostra riflessione era questo: per noi uomini, per la nostra salvezza, è disceso dal cielo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Discesa al cielo per sé il significato del spogliarsi, del farsi piccolo, farsi debole, come abbiamo detto, sentito e testo ascoltato. Bene, Teresina ha sperimentato, ha scoperto, ha sperimentato la nostra debolezza, i nostri limiti, anche i limiti che ci portano a peccare, quelli che non vorremmo avere. Bene, tutto questo non è un problema, non sono un ostacolo, anzi, addirittura, se sono accettati con amore, che hanno sguardo fisso su Gesù Signore, possono diventare, diventano la via regale. Perché? Perché uno davanti ai propri limiti, se sono accettati per amore, si arrende e lascia che il Signore finalmente regni, regni con la sua forza, e la forza del nostro Dio è la forza di un Dio che manifesta la sua forza soprattutto quando perdona. E questo è il modo che ha il nostro Dio per vincere i suoi nemici, perdonandoli e quindi facendoli diventare nuovamente amici. Teresa, quindi Teresina, è vissuta costantemente in questo abbandonarsi a Gesù Signore, abbandonarsi a Dio, lasciandosi perdonare costantemente. Questo non per fare una vita comoda, per dire tanto non ci riesco a essere santa, tanto non è la pena, tanto è difficile, ma sei fermata a guardare la tua piccolezza, no? Non si è fermata, non sarebbe ripiegarsi, ma lei, scoprendosi piccola, non si è spaventata e ha fatto un atto di abbandono costante, ripetuto. La Teresina diventa grande perché ha saputo farsi piccola, e questo farsi piccola la Chiesa ci fa bene, quel farsi piccolo dei figli di Dio. Gesù è il più piccolo del Regno dei Cieli. Gesù è, usiamo questa espressione qua, che prova a dire qualcosa del mistero di Dio, è il bambino che sta in braccio al Padre, sono le icone rosse meravigliose, dove c'è Dio Padre nel grembo porta Gesù bambino piccolino che è in suo tempo. Quindi già lì si dice in modo molto ardito, Dio Padre, Dio Madre, bene, perché il figlio sta nel seno del Padre, sta scritto. E questa espressione misteriosa che non so che significa. E significa che Gesù Signore, il Figlio di Dio, vive, è vissuto e vive tutto abbandonato al Padre. Ecco perché la piccola via di Teresina, la via dell'abbandono fiducioso, è la via che ci apre, ci spalanca le porte al cuore di Dio. Ecco perché allora il suo modo di pregare, che ho sentito fino all'inizio, così semplice, disarmante, veramente disarmante. Eppure la Chiesa ci ha visto una santa, abbandonarsi a Dio significa accoglierlo, abbandonarsi a Dio significa lasciargli spazio, lasciare che Lui sia il nostro Signore, il nostro Dio, che Lui sia il nostro Padre, madre, il nostro Padre,
Noi sappiamo che Gesù Signore, tutte le volte che incontra un'anima che ha fiducia in Lui, questa unità razionale nel suo cuore batte ancora più forte e fa ancora più miracoli. Perché per questo Lui vuole accontentarci. Però per far questo occorre la fede. E Lui dice, la Scrittura è l'autore e il perfezionatore della fede. Quindi tutte le volte che sentiamo di avere poca fede, che ne abbiamo poco, addirittura nulla, siamo comunque con una buona andare da Lui e dirgli dammi un po' di fede, accresci in me la fede, amo. Ora concludiamo questo momento di adorazione particolare. Io lo concludo interpretando i desideri del Signore che è venuto per darci la benedizione, per dirci che Padre ci ama. Quindi ora io invoco la benedizione di Dio misericordioso su ciascuno di noi, sulla nostra storia, le nostre gioie, le nostre sofferenze, le nostre famiglie, presenti, passate, future, per qualcuno, quelli che siamo. E poi faremo un canto e ci salutiamo. Signore sia con voi. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, e fonda su di voi la sua grazia e vi doni vita e salute. Amen. Dio vi custodisca integri nella fede, pazienti nella speranza, perseveranti nella carità. Amen. Dio misericordioso disponga per voi opere e giorni nella sua faccia, ascolti ora e sempre le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore Gesù andiamo pure in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 141, sei la mia vita.